Ciao carissimi, carissimi, benvenuti. Spero che vada tutto bene. Allora, oggi andiamo a vedere cosa vogliono dirvi. Quindi io le carte per voi. Quindi non fate domande, non pensate a nulla. Lasciamo tutto bianco in divenire, vediamo che cosa ci vogliono dire. Ascoltate questo video se siete in risonanza per manifestare. Allora, carissimi e carissime, incominciamo con queste carte, vediamo. Questa carta è già venuta in altre stese, parla dell'amore divino di Beatrice, che è l'amore, tutto ciò che è, tutto ciò che permea. Quindi questa stesa parte con l'amore, secondo me, non solo verso il partner, ma per l'amore che sei, per l'amore che è dentro di te e fuori di te. Qui molte persone che stanno guardando fanno fatica a sentire questo amore, però ricordatevi che l'amore c'è sempre, la grazia, l'energia della grazia è sempre qui. La grazia è una delle più grandi manifestazioni dell'amore. Quindi anche se in questo momento stai sentendo della rabbia, stai sentendo del buio, non riesci a manifestare quello che tu vorresti, mi viene da dire stai tranquillo, perché nel momento in cui tu chiedi ti sarà davvero dato ciò che vuoi. Qui si vede che tu avrai proprio la stabilità e la concretezza che cerchi, eh? Perché questa è la carta che riguarda proprio il primo chakra, quindi il chakra della radice, eh? Che dice che la manifestazione va oltre le tue frustrazioni. È vero che tu sei il creatore e quindi se non vibri a un certo livello ci vorrà più tempo. Però è anche vero che secondo me qui ti dicono che la tua energia, il tuo umore cambierà completamente. Infatti, che cosa ti serve? L'ingrediente principale è la fiducia. Tu fidati totalmente e affidati all'universo e vedrai che questa sensazione di sfiducia, di non manifestazione ti accadrà. Infatti qui passiamo dal primo chakra al settimo chakra, che è il chakra della corona. Quindi qui abbiamo proprio il collegamento con l'universo, la spiritualità totale. Qui c'è proprio l'io sono, no? Quel io sono pace, io sono amore. Quindi questo è un percorso che stai facendo, ma che ti farà cambiare proprio tutto, tutte le cose. Qui c'è proprio un cambiamento che profondamente dentro di te, nel tuo dolore, tu stavi già aspettando. Quindi andiamo a vedere meglio con i tarocchi di Osho, questo cambiamento per te. So che ti senti molto solo in questo momento, sola, ad affrontare tante responsabilità, ma stai tranquillo, andrà tutto bene. In questo momento ti sembra che nulla accada, che nulla ti si stia manifestando. Questa carta rappresenta quello che tu non stai dando a te. Ti sembra che tu non lo stia ricevendo, non lo stia ricevendo dal mondo, ma tu in realtà non stai donando a te, tu dona prima a te,
proprio in questo momento difficile dove ti senti solo, solo anche o sola nel senso come abbandonato dall'universo, no? Allora vedrai che nel momento in cui tu incominci a farti dei regali, che tu riconosci di essere questa grazia divina, questo amore, vedrai che tutto cambierà. Hai bisogno di non ascoltare i pensieri della tua mente, hai bisogno di silenzio. I pensieri della tua mente alle volte ti confondono, ti portano in strade che non sono le tue. Hai bisogno proprio di far tacere questi pensieri perché ti raccontano delle bugie, non ti stanno dicendo la verità, perché se ti dicessero la verità i tuoi pensieri, tu staresti bene. Invece i pensieri per loro natura sono automatici perché hanno una loro propria vita e incominciano a disturbare la pace che realmente tu sei. Quindi ricordati di essere fiducioso e totale, perché qui arriva proprio quel cambiamento che tu non ti aspetti più. Secondo me questo è un cambiamento grande, grande, grande. Allora, voglio anche vedere che cosa ti dice Uriel. Incomincia ad essere grato di quello che hai, perché nel momento in cui sei grato la tua energia si trasforma. Quindi più riconosci ciò che hai, la bellezza di ciò che hai, guardati semplicemente intorno, puoi vederlo, è già tutto. Il fatto che tu possa vedere ciò che c'è, ciò che hai, ciò che sei, perché veramente tu avrai modo di festeggiare questa sensazione della pace. Questo ti dice Uriel. Quindi avrai un'idea a un certo punto chiara, perché tolti i pensieri tu avrai chiara la tua direzione. Quindi visualizza ciò che vuoi. Desideri l'amore, desideri la pace, incomincia a visualizzarlo, anche se adesso sei nel dolore e non lo senti. Vedrai che arriverà la giusta azione per te, ti verrà istintivo fare un'azione per cui tu a un certo punto cambi la tua direzione di adesso in questo stato di delusione in cui sei, passi attraverso la gratitudine a una nuova direzione. Quindi fluirai, non ci saranno più blocchi, non ci saranno più cose che non si manifestano, perché ti sentirai ottimamente. Quindi ascoltando il tuo cuore, dove ti vuol far andare, seguendo il flusso della vita, arrivano per te nuove opportunità. I numeri importanti in questo momento della tua vita che ti daranno comunque una chiara idea di segni che stanno cambiando sono l'8, il 18 e il 16. Ricordati che l'8 è anche il numero dell'infinito, il 18 è anche il 9, il 16 è il 7, che è comunque il numero magico. Allora, per quanto riguarda l'8, è un numero comunque di forza e di potere, eh? Quindi il 9 è il liberatore, quindi il 9 ti libera proprio, questo ti stanno dicendo, dalla fase in cui sei, perché hai bisogno di lasciarla andare. Quindi adesso andiamo un po' a vedere con i tarocchi, vediamo quali ci chiamano questi, e andiamo a vedere proprio per te, carissima anima, che stai ascoltando questo video, è tutto per te e per la tua trasformazione. Vedi, qui abbiamo l'asso della vittoria proprio, eh? Quindi avrai la vittoria su qualcosa a cui tieni molto o su tutte le cose.
È vero, io vedo il tuo senso di preoccupazione in questo momento, eh? C'è questo senso di preoccupazione, ma tu abbi fede, segui questo percorso che ti stanno indicando queste carte, perché se segui questo percorso tutto veramente cambia per te. Proseguiamo con questa lettura. Era venuto il primo chakra che parlava che avverranno delle cose pratiche. Vedo che tu sei oscillante in questo momento. Tra l'andare e il venire, tra il cambiamento che speri e quello che non vedi accadere, ti lasci un po' trascinare in questo momento. Sei contento di lasciarti trascinare? Perché se ti lasci trascinare e non agisci, ti sentirai sempre più solo, come ti dice l'eremita, anche se nella solitudine poi si trova la vita e si trova la luce. Io dico che dipende molto da come tu vivi questa solitudine. Puoi viverla come una pienezza o puoi viverla come un disaccordo dentro di te. Perché sai, ti aspettano grandi cose. Qui abbiamo proprio la costruzione, la perfezione, un'edificazione in terra. Quindi qui il cambiamento è proprio grande. Proprio rispetto al tuo dolore, lascia andare questo dolore, non ti serve più adesso. Chiediti che cosa mi dà questo dolore. Guarda che qui sta arrivando un cambiamento trasformativo incredibile. Secondo me questo cambiamento è veramente tutto ciò che tu aspetti. Aspetti un cambiamento rispetto al tuo dolore. Qui arriva proprio una persona. Stai aspettando una persona? Stai aspettando una persona da amare? Stai aspettando qualcuno dal passato? Stai aspettando qualcuno che ami? Stai aspettando di amare? E io ti dico, non aspettare, cambia adesso. Perché prima cambi, prima questa persona si manifesterà a te. E con una grande gioia e soddisfazione. Io vedo che questa persona ha tanto, tanto, tanto da darti, perché tu poi, dietro questo dolore, sei una persona piena d'amore. Quindi prima o poi riuscirai a manifestare questo amore, quello che hai seminato, lo riuscirai a prendere, perché crescerà. Quindi fermati un momento adesso, respira e pensa, voglio questa persona, voglio che arrivi a me, vuole venire, allora incomincio da me, questo mio cambiamento. Io vedo che tu sarai davvero piena di grazia, piena d'amore, che adesso non lo senti fluire questo amore, perché hai un senso proprio di forte dispiacere, come abbiamo visto da tutte le spade che sono uscite. Ma ti assicuro che questa persona non vede l'ora di attraversare questo muro che tu hai messo. Perché? Senza rendercene conto, quando noi siamo nel dolore, è come se mettessimo un muro alla manifestazione. Vedrai che tutto cambia. Guarda, questa persona ti vuole offrire il sole, ti vuole offrire la luce. Vuole stare insieme a te, tutte le caratteristiche del sole, vuole stare insieme a te, vuole viverti, vuole essere felice con te. Cosa ti impedisce di lasciare andare questo muro di dolore quando tu sei un amore purissimo?
e anche le stelle. Io dico che questa persona che sta arrivando è proprio nel tuo destino, è una persona affine a te, è già dentro il tuo spirito questa persona, e le stelle ti indicano la strada. Questi sono tanti arcani maggiori, qui c'è molta forza, quindi le stelle ti indicano la strada del tuo destino, perché ci sarà un equilibrio, perché tu a un certo punto veramente fai un click e lasci andare tutto quello che non ti piace di te, ma avrai quello che ti meriti, l'amore che sei, che ti meriti. Quindi io vedo che il tuo cuore generoso incomincerà a dare a te stesso, perché tu vuoi fondamentalmente la parte più profonda di te, vuole vivere questo amore, questo grande amore, perché qui abbiamo il sole, le stelle, il giudizio, la persona, tu e il nove di coppe. Quindi tutto sta per avvenire. Proprio come tu vuoi, nel tuo cuore più profondo. In fondo questi pensieri che in questi ultimi tempi sono stati così assillanti per te sono solo come delle nuvole, perché sono solo stereotipi mentali. Qui, quando tu dici io adesso sono risoluta o risoluto ad avere, tu riuscirai per prima cosa a spogliarti di questi pesi che ti stai portando. Perché a un certo punto ti guarderai dentro profondamente e veramente dirai: ma perché io mi devo sempre portare questi pesi che non sono miei, che non mi fanno vivere serena o sereno? Ed è vero che non sono tuoi, perché i pensieri vanno e vengono e sono automatici. Quindi tu molto spesso non ti sei accorto o accorta che hai fatto delle cose che non erano veramente quelle che facevano parte del tuo sentire più profondo. Hai fatto delle cose perché le dovevi fare, perché dovevano essere fatte così, anche nella coppia e nella relazione. Magari hai preteso qualcosa, ma in fondo la tua anima sapeva che andava tutto bene. Quindi qui arriva veramente il mistero dell'infinito che ti dice: guarda, tu affidati, perché il tuo più grande sé superiore, che sa molte più cose della tua mente, della nostra mente, vuole dirti che se ti affidi a questo spirito più grande, allo spirito dell'universo che è comunque dentro di te, tutta la tua energia cambia e verrai guidata o guidato passo passo a lasciare le chiusure che hai avuto fino adesso. Qui tu riconquisti infatti il senso del tuo valore. Un grande valore tu hai, come abbiamo visto anche da questa meravigliosa rappresentazione mariana. Ricordati che gli angeli sono con te. Hai un angelo custode. Voglio prendere proprio le carte degli angeli e degli arcangeli, perché l'angelo custode, ricordati che è sempre vicino a te, con te. Cosa ti vuole dire? Che questa è la terapia degli angeli. Affida le tue paure e le tue preoccupazioni a noi angeli e consentici di liberarti dai pesi che ti affliggono.
quello che fino adesso le carte hanno detto. In questo caso qui abbiamo l'arcangelo Raffaele. Comunque tu puoi chiedere all'arcangelo Raffaele di riuscire a comunicare col tuo angelo custode, in modo che si crei una comunicazione costante e che ti possa alleviare dai dolori che hai. Vediamo di prendere un altro angelo, perché oltretutto sei una persona sensitiva, perché nel momento, guardate come sono conseguenziali, che ascolterai questa guida amorevole che senti dentro di te, o anche attraverso la voce di altre persone che magari passano, tu cambierai completamente il tuo modo di guardare la vita, perché ti sentirai veramente appoggiato o appoggiata. E questo, secondo me, è proprio il cambiamento che tu aspettavi, cioè qualcosa che accade dentro di te, qualcosa che non ti farà sentire più solo o sola, qualcosa che ti farà sentire veramente l'energia divina dentro di te. Qui dice che nel momento in cui tu ti rendi conto che hai lasciato passare del tempo, hai perso del tempo, seppure il tempo non si perde mai perché tutto ha un senso e un significato, tu quasi quasi ti sentirai in colpa con te stesso o con te stesso per non aver comunicato prima nel modo giusto, per non aver lasciato andare questo dolore. Però tu sarai così ricettivo, così sensitivo, così fortemente connesso, e lo sei anche adesso, ma hai questo muro di pensieri che ti fanno provare poi il dolore, sarai così ricettivo che l'esistenza, che è l'universo poi, non vedrà l'ora di accoglierti nel suo abbraccio, nel suo profondo abbraccio. Quindi, adesso voglio vedere questo amore che ti meriti, che è già con te, che ti darà serenità, agiatezza anche nelle cose del quotidiano. Questa persona che è tua, perché già ti appartiene in spirito ed è quella giusta per te. Magari non è proprio quella che tu vuoi, ma qui è proprio la persona giusta. Quindi o qui c'è un ritorno o c'è un nuovo incontro. Qui tu avrai non solo il sostegno degli angeli che tu chiederai e avrai, ma avrai anche un sostegno materiale e morale da questa persona, perché questa persona vuole un castello di belle cose con te. Abbiamo visto che è una persona benevola, benefica, e tu te la meriti questa persona, perché tu dentro sei così e sai di essere così. Quindi, se è molto che non hai relazioni sociali, incomincia ad avere queste relazioni sociali, perché qui ci sono comunque degli incontri importanti, relazioni sociali, persone nuove che incontrerai, cose nuove che farai. E questo è il miglioramento che inizia, questo è proprio il positivo cambiamento che ti sta per accadere. Andiamo a vedere ancora con questa persona, vediamo qualche caratteristica in più di questa persona. Beh, innanzitutto abbiamo a che fare con una persona che vuole costruire, si era girata una carta, la sto cercando ma non la trovo,
questa persona vuole proprio costruire, non ha nessuna intenzione di prenderti in giro, non ha nessuna intenzione di non chiamarti, di incominciare una cosa bella e poi ritrarsi, assolutamente. Qui abbiamo proprio una persona candida, una persona aperta che vuole proprio vivere una relazione basata sulla sincerità e sulla verità. Questo è l'intento interiore di questa persona. E qui abbiamo l'apoteosi di quello che ti vuole dare questa persona, di quello che ha nel cuore. Quindi abbiamo l'asso di coppe. Qui abbiamo proprio una persona che è, come dire, per te, solo per te. Perché è come se nascesse da te, da dentro di te, da dentro il tuo cuore. Quindi questa persona ti vuole dare un amore prima di tutto spirituale, come se la colomba divina fosse scesa su questa persona. Questa persona, chiunque essa sia, oggi vuole questo, perché ha capito che il valore dell'amore è sacro. Certamente ha sofferto, e proprio grazie a questa sofferenza ha capito tante cose. Sono crollati in questa persona tutti i suoi pregiudizi, tutte le sue convinzioni, sono crollate perché ha capito che c'era solo sofferenza dentro questi pregiudizi e convinzioni. Praticamente è come se questa persona specchiasse te, perché sta facendo, anzi ha fatto lo stesso lavoro che anche tu stai per fare. Ha lavorato tanto, nel senso che si è ascoltato e che voleva a tutti i costi raggiungere una serenità. Era come se dicesse: non posso trovare la persona giusta, o non posso andare dalla persona che amo, o non posso trovare la persona che amo se prima io non tolgo tutte queste cose che mi fanno male, tutte queste dinamiche di coppia che ho vissuto. Tu sei vista da questa persona una persona forte, riconosce la tua generosità, riconosce il tuo valore, sa quanto potresti completare, perché non sarai tu a rendere felice questa persona e non sarà questa persona a rendere felice te, ma sarà il vostro incontro di due persone che hanno raggiunto la propria serenità, che manifesteranno il meglio e l'apoteosi dell'amore. Man mano che starete insieme e vi frequenterete, tra di voi ci sarà proprio la comunione, ma anche la forza. Questa forza ve la darà l'amore per l'esistenza, l'amore per lo spirito e la gratitudine che avrete per esservi incontrati. Tu sarai splendidamente felice. Qui si vede che tu guarderai con soddisfazione il tuo percorso che hai fatto e dirai: mi sono conquistata, ho conquistato questo amore prima dentro di me e poi non può essersi che manifestato all'esterno. Quindi nulla sarà più come prima dopo questo percorso che stai facendo all'interno di te. Perché questo cambiamento è proprio tutto ciò che tu aspettavi, che tutta la tua anima, che tutto il tuo spirito aspettava veramente. Quindi ora io voglio prenderti ancora degli oracoli che ti vogliono dire, che ti vogliono confortare. E qui abbiamo
lo spirito della stella marina che ti dice: apriti alle infinite possibilità, credi a questo, credi a tutto questo sogno, perché tutto ciò che tu sogni e tutto ciò in cui tu credi avverrà. L'importante è che tu abbia la fiducia nell'universo e nel tuo spirito. Confida anche nella magia della vita, ti dice lo spirito del corvo bianco, perché la magia della vita è tutto ciò che sei in fondo venuto a fare. Tu sei venuto qui per godere della vita, non sei venuto qui per essere triste. Certo, ci sono sempre delle forze contrastanti perché vogliono che tu faccia quel salto di qualità verso la gioia, verso l'amore che sei. Quindi se tu credi nella magia della vita, questo accadrà. Adesso voglio vedere qual è la prima cosa che tu farai e che ti porterà bene. Qual è la prima cosa che farai? Ti sentirai proprio unita o unito con lo spirito. Lo spirito del corvo è qui a dirci che creerai insieme allo spirito. Sentirai proprio lo spirito scendere su di te, seppur tu sei già quello spirito. La seconda cosa che farai è ritrovare la giocosità, proprio per aiutarti ad andare oltre il dolore. Ritroverai la giocosità della vita, quindi insieme alla gratitudine tu ritroverai la tua giocosità. La terza cosa che farai è che tu sentirai che infiniti sono i miracoli. Questo è lo spirito della mucca che ti viene a dire questo. Infiniti sono i miracoli. Crederai nella magia della vita e crederai nei miracoli e crederai che tutto quello che questa stesura ti ha detto accadrà. Vediamo la prima cosa che farà questa persona o che sta già facendo. Trasforma i sogni in realtà. Questa persona ti sta cercando, ti sta sentendo, ti sta percependo e quindi vuole trasformare il suo sogno idealizzato, come abbiamo visto prima, di comunione, di spirito, di amore nella realtà. Quindi questa persona ti è veramente affine a livello spirituale, energetico, perché come te vuole trasformare i suoi sogni in realtà. La seconda cosa che farà è che stabilirà dei confini fra sé e la sua mente, fra sé e il suo passato, fra sé e il suo dolore. Questo ti dice lo spirito dell'armadillo. La terza cosa che farà sarà ti dice lo spirito della tartaruga, farà le cose piano. Non avrà fretta, perché la fretta non è mai una buona consigliera, perché chi va piano va sano e va lontano. Quindi a questo punto vediamo le vostre due energie insieme, tu e questa persona. Vediamo. Arriva lo spirito del leone, sii magnanimo con te stesso, ma ricevi anche la magnanimità dell'universo, perché questa, mi viene da dire, le vostre energie insieme sarà proprio una relazione magnifica, magnificente, leonina, fiera. Sarete fieri di voi stessi, ma la fierezza sarà dentro di voi. E vi sentirete a casa uno con l'altro, ti dice lo spirito del vombato. Quindi questa è la sensazione che si produrrà con la vostra unione. Vi sentirete proprio a casa uno con l'altro. Qual è la terza? Lo spirito del delfino ti dice: questo e quello sono veri. Cioè praticamente ti dice: credi, ti conferma la magia della vita e ti dice che quello che tu vuoi si avvera, sta per, che l'importante è che tu abbia fiducia.
Quindi carissimi e carissime, io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio, vi auguro il meglio, a risentirci a tutti.